Bello ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono XL Video e siamo in questo nuovissimo vlog. Allora, sono due mattine di seguito che vedo due vlog di Ciccio Gamer 89 incazzato. E non capisco il perché sia incazzato. Cioè, non capivo perché era incazzato ieri. Non mi sono appena svegliato. Poi dopo, vedendo la situazione, ovvero che queste due persone hanno creato una canzone su Ciccio Gamer. Ciccio Gamer ha deciso di metterla sul suo canale pubblicando i suoi link nella descrizione, ma questi due infine si sono rivoltati contro dicendo che comunque gli doveva dare, cioè non gli hanno dato il permesso di fare il video, cioè di mettere il video ma non di monetizzarlo. Da quello che hanno sono riusciti a vedere, perché se non sbaglio ci sono dei siti che riescono a far vedere quanto guadagni, che parte nella tipo social blade ti fa vedere, il sito social blade ti fa vedere che parte nella e quanto puoi guadagnare in un mese. E tipo signori ha guadagnato 260 euro dagli screen che hanno messo, non so quanto possono essere veri, non so quanto possono essere falsi. Però comunque vabbè che ci guadagna sempre Ciccio, perché la monetizzazione è la monetizzazione, quindi ci devi guadagnare a forza. Però comunque questi due si sono incazzati, no, ti abbiamo detto soltanto che la potevi mettere come una canzone, basta, non ti abbiamo detto che la potevi monetizzare, dacci i soldi, eccetera. Ciccio Gamer ha fatto un vlog in cui ha detto che comunque Ciccio Gamer 89 è un marchio registrato, e il marchio registrato, i paguri sono marchi registrati, però noi gli dobbiamo dare anche ragione, perché uno non è che può vendere una cosa sul commercio. Cioè comunque una cosa che tipo, che ne so, non è un, cioè i paguri sono cose che comunque, cioè non è che, cioè io penso, io sono, cioè io non me ne intendo di queste cose, sono abbastanza piccolo per marketing e non dovrei nemmeno parlare, però da quel che ho capito, da quel che diciamo ho capito, poi se mi sto sbagliando, cioè si vede meno qui sotto. Cioè, per vendere una cosa non registrata, diciamo vendere qualcosa di illegale, cioè comunque se per caso c'è, cioè, tipo un mercatino delle pulci, che ne so, che comunque là sono tutte cose taroccate, eccetera, tipo come farsi il jailbreak, sono cose che nel mercato non si vendono e se li inizi a vendere tu, però sono prodotti che non sono mai stati venduti, penso che comunque devono essere registrati dallo Stato e vabbè, però io non capisco un caso, quindi se mi sto sbagliando. Però quello che volevo dire è che YouTube Italia si dovrebbe stare un poco zitta, perché se succede un fenomeno che va a pigliare uno YouTuber, allora vedete di capire che su YouTube Italia quando c'è un fenomeno c'è una parte, che è la maggior parte, no, che sta contro quello YouTuber, e un'altra parte, il 20%, 10%, sta con lo YouTuber in questione che ha fatto, cioè che sta succedendo questo casino. In questo caso ci sono il 5%, anzi un bel, no, 5% no, il 20% dei fan che lo supportano, e poi c'è l'80% dei fan, che gli dicono no, gli dovevi dare i soldi a quello, dovevi fare questo, non devi, chiattone, obeso, schifoso, fai solo Clash Royale e cose. Ma signori, io lo ammetto, io ho fatto pack opening falsi, cioè falsi, comunque è pack opening, era pack opening l'applicazione, comunque mi ha fatto fare 20.000 visualizzazioni, a voi che ci ho guadagnato 5 euro, che io ve lo dico, così, io fino a mo' ho guadagnato 12 dollari, ho guadagnato 12 euro, ovviamente la parte dell'interità a denaro, a dollari, e avevo guadagnato 16 dollari, poi non lo so, ma avevano fatto 12 euro, vabbè, comunque è meglio di niente. E io lo dico così, ho guadagnato 5 euro in quel video, lo posso dire così, tanto non me ne frega più di tanto, non ci ho messo né la pepo sopra, niente, a me la partner mi serve soltanto per avere la programmazione e la miniatura. Questo l'ho sempre ribadito, cioè detto, a me dei soldi non me ne frega niente, a me mi serve soltanto per la programmazione e miniatura, poi per il resto zero. Poi signori, di che altro volevo parlarvi?
Io vorrei parlarvi un altro della incoerenza che c'è su YouTube Italia, perché se uno YouTuber dice un pensiero buono su tutti gli altri, che è bello, questo YouTuber è bravo, grande ciccio gamer, bravissimo, poi dopo in tal caso questa persona 2 giorni dopo dice un pensiero cattivo su ciccio gamer, allora tutti quanti stanno addosso, e nemmeno questo è giusto, perché comunque è come se per caso io seguo la Juventus, poi dopo domani il mio YouTuber preferito viene e dice la Juventus fa schifo, allora la Juventus fa schifo. Cioè è comunque una cosa abbastanza astratta. Quindi io vi saluto, io sto con Ciccio Gamer, perché comunque lo seguo molto Ciccio Gamer, cioè rispetto agli altri che pensano, che ne so, quello è obeso, spende troppi soldi per i video, è meglio che, cioè non è che si ritira, ma che comunque sta se ne va da YouTube Italia, fa solo Clash Royale e cresce per questo, perché lui è cresciuto con... Ma voi dovete capire che Ciccio Gamer nel 2013 faceva giochi che nessuno si pensava, Saints Row 2, Deadpool. Ditemi su YouTube Italia chi è che ha portato Deadpool, ditemi su YouTube Italia chi è che ha portato Deadpool, diciamo quei famosi, quelli famosi, chi è che ha portato Deadpool, chi è che sta portando Game of Thrones, tra come Ciccio Gamer c'è solo Mike Shosha che al posto di portare sempre Clash Royale, Pokémon Go, Clash of Clans eccetera, porta anche Evil Truth, cioè comunque YouTube Italia è YouTube Italia, ma non YouTube America, perché su YouTube America fai quel che cazzo vuoi, nessuno dice, anzi apprezzano, se per caso ti metti il pesce da fuori e tipo fai più 18, la gente apprezza, oddio quello no. Però tipo se per caso ti mangi una banana nel video, la gente ci ride sopra, ma perché YouTube America, si può dire YouTube American penso, cioè comunque YouTube America è tutta un'altra cosa rispetto a YouTube Italia, oppure YouTube inglese, cioè sono tre mondi tutti e tre diversi. Quindi signori, spero che il concetto sia stato abbastanza chiaro, per chiarimenti cioè mi lasciate qualche commento e ciao a tutti, ciao.